Amici, finalmente, come ogni domenica, tranne la scorsa perché ho avuto dei problemi, siamo tornati con la rubrica più attesa da tutti gli italiani, ma anche no, ovvero il Massa Risponde. Rispondo a tutte le vostre domande più scomode, più incredibili, più stupide, su Discord e fatemi altre domande, entrate su Discord, fate quello che volete, link in descrizione, c'è anche Twitch, come volete. Nel dubbio, iniziamo. E no, non ho ancora una sigla, e probabilmente non l'avrò mai. Iniziamo. Partiamo con la prima domanda, anche perché non ha senso partire con la sesta, battutone, ovvero Re Master, perché ti ho chiamato Re? Seconda domanda. Ti piacciono le cose di marca? E Sni. In realtà, qua è lunga, madò, c'ho tutto un discorsone. Perché alla fine la gente si fa attirare dalle marche, che ci stanno. Carino, ok, però dato che sono marche, sfruttano il potere delle marche, non la regione Marche, le marche Marche, avete capito? Quindi dato che sono marche dicono, ma io sono una marca importante, aumentiamo i prezzi. Quindi per delle scarpe che magari loro pagano 2 euro a fare, a produrre, te le vendono a 1000 euro perché, ah, mia Dio, edizione limitata. Quindi le marche ci stanno perché sono cose carine, non tutte, ma molte sono carine, però il brutto è che... ci pushano un po' troppo, cioè loro fanno bene come azienda, però per il consumatore, ma in realtà è colpa nostra perché le pushiamo. Vabbè, ci avrei un discorso lungo, potrei farci 7 video su sto argomento. Prossima domanda, comunque sì, carina. La mia preferita è Tommy Hilfiger, fatemi sapere la vostra. Cosa ne penso di Lion? Allora, vabbè, non è il mio target, chiaramente, non lo seguirei, chiaramente, non l'ho mai seguito, ok? Però fa intrattenimento che a quanto pare ha 500.000 persone a video. Un botto piace, quindi finché piace lui continua, ci va i gash, gli sgay, come direbbero boh, da qualche parte, non mi ricordo, credo in Veneto, correggetemi se sbaglio, ci fa gli sgay e quindi va bene così. Perché no? Scrivetemi voi perché vi piace Lion. Ecco, scrivetemi perché vi piace Lion, così imparo una cosa nuova. Aspetto che scriviate. Scritto? Ok. Penserai mai di installare queste stramaledette? È vero, signori. Tra l'altro, ho già fatto uscire di sicuro il video della nuova incredibile serie Vanilla. Se anche voi piace Minecraft e non siete iscritti al canale, boys, non sto neanche a dirvelo. E sì, devo installare le shaders. Scusa, mamma Tempest. Assers. Cioè, mi dissocio. Mi dissocio nuovamente. Amici, dovete farmi delle domande. Ah, tra l'altro anche su YouTube avevo delle domande. Prossima volta andiamo a guardare anche su YouTube. Comunque mi dissocio. Ho una domanda per me. Qual è il mio cibo preferito? Il sushi picchia tanto, eh. Il sushi picchia tanto nella mia mind, però rimarrei sull'italiano, altrimenti mi fucilate. Quindi ti dico la pizza con le patatine. Però il sushi. Il mio videogioco preferito, l'avevo detto in un altro video, o meglio in un altro Massa Risponde, ed è la saga degli Uncharted, ma anche dei God of War non fa schifo, e anche, aspettate che guardo un attimo, The Witcher mi piace un botto, però gli Uncharted, ti dirò la saga degli Uncharted. Sus, eh sì, palesemente. Ah, tra l'altro devo scaricare la mod di Among Us con 100 persone, se mi seguite su Twitch ed entrate su Discord, raga, 100 persone in lobby, che dire, che dire. Continuiamo. Farai mai spacchettamenti di Yu-Gi-Oh! Ecco, ti sei perso il video di Yu-Gi-Oh! Gonix, Gonix, mi sono sbustato un botto di pacchetti e lui se l'è... Ah, però forse non intende Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ok, Yu-Gi-Oh! Non l'ho mai fatto, c'hai ragione, colpa mia. Comunque, volendo, sì, tra l'altro ci gioco ancora, più o meno. Quindi magari una spacchettatina la possiamo fare, scrivetemelo nei commenti. Ora va di moda Pokémon, facciamo andare di moda Yu-Gi-Oh! Che tra l'altro lo preferisco. Fatemi sapere cosa preferite. Magari c'è chi gioca Magic nei commenti. Se dovessi migrare dall'Italia, e perché c'è un uccellino, vabbè, in che stato andresti? Palesemente, ma proprio palese, palese, in America, la terra delle opportunità. Mi piace un botto, specialmente se proprio dobbiamo fare la geografia giusta. Los Angeles, la terra degli angeli. Los Angeles, vabbè. E mi piace un casino, lì proprio ci vivrei, e anzi, magari ci andremo anche a vivere. Hai mai giocato alle carte Pokémon? Sì, certo. No, più che giocato, collezionato. Giocato un pochino. Collezionate sì, eppure tante. Preferisci registrare o editare video? Ovviamente, signori di YouTube, preferisco registrare, però in realtà anche. Però in realtà editare, sapete cosa? Se editi un video e hai voglia di farlo e lo editi bene, sei soddisfatto, perché alla fine registrando ci sono i tempi morti che devi tagliare, bla 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 bla, però editandolo c'è quel guizzo frizzo, lo chiameremo guizzo frizzo, che non fa mai schifo. Prossimo video. Domanda. Ma anche video. Preferisci Nether Update o Village Update? Vabbè, il Nether Update non è stato male, il Village Pillage, raga, qual è?
Scrivetemelo voi, non lo so. Come mi chiamo su Insta? Attenzione Ciccino, domanda spam. E qui parte lo spam. In descrizione ci sono tutti, e dico tutti, e voi dite ma magari manca... No, no, tutti i link. C'è Twitch, che lì c'è proprio, se non mi seguite su Twitch, signori di YouTube, male. E poi vabbè, c'è Instagram e tutto quello che volete. Non lo uso tanto Instagram in realtà, però magari andate a cacciare un follow, così vedete tutte le cose mie segrete incredibili. Non sono tantissime, ma comunque è interessante. Link in descrizione. In che senso? Attenzione, domanda tecnico-tattica. Pensi mai riguardo alla qualità dei video e magari non carichi video che non ti sembrano adeguati? Sì, palesemente. Cioè, c'è una regola che non è scritta, ma la sanno tutti coloro che sono content creator, da YouTube a Twitch a Instagram, credo. Qualsiasi cosa, anche in televisione. Beh, in televisione non lo so, in realtà. Se il prodotto non piace a te che lo crei, 100% sicuro, non piacerà neanche a coloro che lo vedono o lo ascoltano, in caso di radio. Quindi, sì, tipo, quando mi edito un video, se mi fa vomitare, e fidatevi che tipo l'altro ieri è successo con un video che non vedrete mai, proprio non mi piaceva né come l'ho registrato né come l'ho editato, non lo carico, piuttosto lascio scoperto o magari metto qualcos'altro. Quindi sì, in primis deve piacere a me e poi, si spera, piaccia al pubblico. Speriamo. Prossima domanda, con questa voce incredibile. Secondo te ci sarà un apocalisse zombie? FBI, ci hanno sgamato, bloccate tutto. Farai solo live su server Minecraft o anche dei video? Allora, ci ho fatto sì delle live e le faremo altre ovviamente, però sì, anche dei video abbastanza interessanti arriveranno in the future. Sei mai stato bullizzato, signor Don Castor? Mi fa una domanda abbastanza interessante e che sarebbe da approfondire, ma vabbè, la approfondiamo un pochino. Comunque, no, mai. Ero io che bullizzavo, no, scherzo, amici di Twitch e di YouTube, non bullizzate, perché non ha senso, e mi sa molto di American Style 2006, quindi vogliamo essere al passo coi tempi, ormai il bullismo non c'è più dal 2006, o almeno si spera, quindi non fate i gradassi, ecco, gradassi è la parola giusta. Comunque no, non sono mai stato bullizzato, a parte quella volta che mi ha rubato la merenda. Mi manchi merenda. Come scopri la tattica segreta incredibile di Jochiro? Qui is a live reference, signori. Io so, ma palesemente so, è una cosa scritta 100%, come essere sempre impostore su Among Us. Non mi credete? Va bene, non credetemi, no, allora non venite in live e non vedete la Macumba Ciccio Gamer, perché sì, c'è la Macumba Ciccio Gamer, e Jochiro è il potere dell'impostore. Ma va bene, non venite in live, ok, peggio per voi. Sei bello come Raulo, perché l'ho letta cantando. La mia vita non ha senso. Hai mai pensato di impiccare Castor? Esatto, bravo Tempe. Meme dell'esplosione, di sicuro l'ho messo, l'avrò messo sempre. Sei miope o ipermetrope? 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 No, credo di essere miope. Credo. È un po' che non faccio la visita, comunque non ci vedo niente. Male. Quindi me le sono viste tutte... Credo di sì. Voi vi invito come sempre a farmi altre domande sia su YouTube ma specialmente su Discord. Lì le vedo più spesso perché appunto c'è il canale apposito. Vi ringrazio per la visione. Dovrò scegliere un titolo clickbait da mettere a questo video. E vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 7, con un nuovo video. Ciao. Bello come Raulo. Boba boba boba.